Conferma dell'impegno sul clima, ma senza gli Stati Uniti, intesa raggiunta contro il protezionismo, ma ogni paese può difendere i propri mercati. Sull'immigrazione invece nessuna sanzione contro gli scafisti e ogni Stato ha il diritto di tutelare i propri confini. Delusione dal G20 di Amburgo, che anche la premier Gentiloni fatica a nascondere quando si affronta soprattutto il tema dell'emergenza migratoria. Quindi il mio è un giudizio realistico. Non credo che sia una svolta per le relazioni internazionali, ma lo sforzo per raggiungere compromessi adeguati credo che sia stato rimarchevole. Compromessi anche al ribasso rispetto alla G7 di Taormina, ad esempio sulla lotta al protezionismo, tutti d'accordo, tuttavia si legge nella bozza finale: ogni paese può difendere i propri mercati da azioni illegali. G20 dunque, che plasticamente mette in luce le divisioni tra le grandi potenze, che passerà la storia per il faccia a faccia tra Putin e Trump, con l'accordo di cessate il fuoco sulla Siria a partire da domani. Per il resto la scena è dominata dai Black Bloc, che hanno messo a ferro e fuoco Amburgo, oltre 400 feriti tra poliziotti e manifestanti, circa 250 dimostranti sono stati arrestati.